presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Benvenuti ad Antenna 2, ma soprattutto benvenuti in casa di un antico amico. L'antico amico è Enrico Veri. Grazie Enrico Veri per aver accolto me e l'operatore di Antenna 2 nel tuo studio. Enrico Veri, conosciuto come Vilsino Veri, è un funzionario del Comune di Avezzano in pensione. È nato, dove è nato? Ad Avezzano. Quando? 1-11-20. E queste due cose subito da precisare, da ricordare. Vilsino non è un nome, un soprannome. Mio padre, che aveva certe fissazioni, non mi voleva mettere il nome del fratello suo primogenito che non aveva figli e si chiamava Andrea. E allora ha messo Vilsino, che ricordava un borgo della Bulgaria, dove lui nella guerra 15-18, proprio il 21 settembre, che era il suo compleanno, va bene, fu ferito a una gamba. Si chiamava Vels, e da lì Vilsino. Enrico Veri è nato quindi esattamente 90 anni fa. Precisamente, il primo novembre, compiuto alle 9:30, ho compiuto i 90 anni. Alle 9:30 del mattino o di sera? Della mattina. Oh, e sono nato, cosa strana, insomma, per me, no? In quella che adesso si chiama Via degli Eroi. A Borgo Pineta. A Borgo Pineta. E sul il posto dove sono nato io, in una baracca del terremoto, adesso ci sta un pino. Beh, ce lo permette una targa. E quindi sei vissuto sempre ad Avezzano? Sempre ad Avezzano, sì. E hai studiato? Sì, ho fatto il ginnasio e il liceo ad Avezzano e poi mi sono laureato per due terzi a Roma e un terzo a Teramo. E hai studiato al liceo di Avezzano, chi era il preside allora? Il preside era, prima è stato Nardelli e poi è stato un siciliano del quale non mi ricordo il nome, che veniva in camicia nera, voleva che ci si mettesse tutto in un certo ordine, eccetera, e mi ricordo che fu affrontato. Può essere Viganò. Precisamente, sì, precisamente. E chi erano i tuoi compagni di scuola? I compagni di scuola sono stati sono Scalisi, Orlandi, Sanzone, l'ingegnere Sanzone, Candeloro e poi un grande, uno che era tanto bravo, adesso il nome, ma parlando mi riviene, no? Era tanto bravo, poi ha fatto il presidente del tribunale a Vasto, è ancora vivente, vabbè, ed era capace, quello lì, ha una domanda. È un provocatore del professore, sì, io mi ricordo il nome di tutti i papi, ad andare, vabbè, insomma, piccoli particolari. Dopo la laurea? Dopo la laurea, io mi sono laureato molto tardi però, perché io sono stato, allora, ricominciamo da capo, se no non ci capiamo, io... Sono nato il 1 novembre 1920, quindi prima del fascismo. E allora io mi sento un po' un protagonista dell'epoca, un protagonista di questo trasformarsi dell'epoca. Vabbè, quindi sono nato prima del fascismo. Ho fatto l'avanguardista e poi ho partecipato al nucleo universitario fascista. A proposito di questi, con il nucleo universitario fascista sono stato a fare una gara di marcia in montagna con Lorenzo Natali. Poi
e ho visto la caduta del fascismo, assistito, mentre stavo a Bari militare. E a Bari militare fui mandato, siccome mi riconoscevano insomma, una certa vivacità, insomma, a una richiesta del comando inglese, fui mandato su un treno ospedale inglese che si muoveva dal sud dell'Italia verso il nord seguendo la guerra, no? Perché avevo il compito di assegnare i feriti di qualsiasi nazione fossero, di assegnare il servizio, cioè il servizio ai malati, nelle diverse categorie, quello malato di testa vanno a Bisceglie, quello malato, capito? E quindi ho fatto, se non che poi, quando mi hanno destinato ad andare a fare e a vigilare i prigionieri italiani in Tunisia, allora sono scappato, sono andato via. E sei tornato ad Avezzano? Tornato da me. In che anno? 45. E hai cominciato a cercare lavoro? Dunque, e questa è una cosa importante, perché un mio amico, che era il segretario particolare di Giovannetti, mi mandò... Antonio Giovannetti, che era segretario in quel comune, no? Mi mandò a chiamare per dirmi che ci stavano i pacchi del Marshall. Il piano Marshall. Il piano Marshall. E si doveva lì metterli, perché erano mandati confusamente, no? Allora con tre o quattro fui mandato lì, mentre gli altri cercavano, che lavoravano come cercavano un po' di fare la rifusa, io cominciai a pensare, dice, questi sono per i bambini, questi sono per i grossi, questi sono per le femmine. Quando il segretario Giovannetti vide questa, mi chiamò e mi disse, vedo che sei piuttosto, che hai operato bene, allora ti affido un incarico molto delicato, la formazione della lista elettorale. E come faccio? Dove metto mano? Devi prendere tutti i nati dal 18 in poi, va bene? E catalogarli, cioè metterli in ordine alfabetico. Però devi poi andare a vedere al tribunale, va bene? Al casellario giudiziario, quelli che hanno le condanne che sono indicate in questa legge che tu ti leggerai, va bene? E disse, ma dopo che sono andato e ho visto che il casellario giudiziario non era stato ricomposto perché era ritornato da San Bellino dove era stato trasferito, allora ebbe l'incarico di andare a trovare, a scartabellare in tutto l'archivio della polizia e dei carabinieri per vedere quelli che erano stati condannati e a seconda di quello che io riscontravo se rientravano in quelle norme che escludevano dal diritto elettorale. E qui sono stati pure di... E questo fu il primo incarico all'interno del comune, dell'amministrazione comunale di Avezzano. Sì, ma poi mi sento un po' protagonista in questo senso, perché ho fatto la prima lista elettorale, a principio era maschi e femmine, poi dovetti dividerli e fare i maschi e le femmine. Oh, entrasti quindi praticamente all'interno del comune, sì. Da dove non sei uscito più? No, non sono uscito più perché io fui messo, mentre facevo questo lavoro, diciamo, questo lavoro di impiegato comune, va bene, a fare queste ricerche, comporre, c'era uno che comandava, non lo faccio il nome adesso, perché mi chiamò, mi disse, tu stai a fare questo lavoro delle liste, c'era, come stai a fare, e così via, vabbè, vamo a comprare le sigarette. Allora io rientrai e domandai, stando nel comune, no? Che ci vuole per andare al posto di quello? Vabbè, ci vuole il diploma da segretario comunale. Che è il diploma da segretario comunale? E mi dissero, scade fra il mese prossimo, allora sono andato a fare il concorso. In che anno stavamo? Stavamo nel 46. 46, stavo facendo la prima lista, insomma. E allora sono diventato, pensa un poco, che quello se n'è andato definitivamente, insomma. E poi sono rimasto tanto amico del fratello che è morto di recente. Beh.
E quindi iniziò la tua carriera di segretario comunale? No, sempre di impiegato, sempre di impiegato, perché c'era il segretario comunale, era Tiberi, era Giovannetti che sostituiva Tiberi, poi è entrato Tiberi Menotti. Sì, poi è rientrato Tiberi e aveva però Giovannetti come primo vice segretario e secondo vice segretario Stefanelli. Poi, e quindi io diventai un terzo. Quando Giovannetti è andato in pensione, io sono stato vice segretario insieme a Stefanelli, però lui era un primus inter pares, pur essendo più giovane di me, e io lavorato e lui no, però lui aveva maggior numero di anni di servizio perché non aveva fatto il servizio militare. E fino a quale anno sei rimasto all'interno dell'amministrazione comunale? Fino al 1° luglio 1977. Da allora sei in pensione? Sì, ma qui è un piccolo particolare, permettimi di dirlo. Vabbè, il 1° luglio del 77 sono stato dichiarato in pensione, però il 18 luglio fui chiamato, che stavo a lavorare, dai familiari perché era nata la nipote mia, la figlia di Pinuccio. Vabbè, e io me ne andai non sapendo come lasciarlo, perché non sapevo, ho seguitato a lavorare perché non sapevo a chi lasciare l'ufficio e lasciare il servizio elettorale in quel momento, che era, non mi ricordo perché, era particolarmente importante, no? E allora mi trovarono a lavorare, che stavo in pensione, però quando sono andato in pensione io nessuno mi ha stretto la mano, né quei famosi discorsi che si fanno, hai lavorato bene, arrivederci. Arrivederci e grazie, cioè arrivederci non me l'hanno detto, me ne sono andato così silenzio. E nemmeno grazie. E manco grazie. Quanti sindaci hai conosciuto, con quanti hai lavorato? Ho cominciato prima di tutto con gli Atosti, no? Con gli Atosti. Il quale gli Atosti. E ci riuniva, io facevo parte del Partito Socialista perché ero stato avanguardista e al nucleo universitario fascista e socialista, poi insieme a Buccini ho fatto sia i campeggi e sia quelli del nucleo universitario fascista, Buccini ci è venuto, però cominciava a dirmi qualche cosa perché andavamo sempre in montagna, sempre questa abitudine che ho conservato ancora adesso, no? E quando andavamo in montagna io cominciavo il discorso, che stai a leggere, per iniziare un discorso, perché sapevo che lui era grande lettore, grande studioso e così via, no? E allora da questi colloqui qui nascevano idee nuove. E allora capii, quando ero stato inconcludente come ragazzo, che vedevo sulla cartina la necessità che la Corsica ritornasse all'Italia, che Nizza ritornasse all'Italia, che i mondi tibesti della Libia, che era nostra, che stavano a sud della Libia e non facevano parte della Libia, dovevano essere rivendicati. Quindi tutte queste rivendicazioni, va bene, le abbandonai con i colloqui con Buccini e appena dopo la guerra ho cominciato a militare nel Partito Socialista e mi ricordo, e quindi già stavo però lavorando così come giornaliere al comune, e gli Atosti fu una cosa, mi chiamò per dirmi che colori c'ha Avezzano. Io che già però avevo fatto un po' di letture, cioè, ho detto bianco-verde. Però adesso che ci ripenso, dopo che ci ho ripensato per tanto tempo, non ricordo se l'ho fatto questa dichiarazione per intima convinzione, perché, per aver letto qualcosa, o perché era il colore della squadra d'Avezzano. E poi dopo gli Atosti? Dopo gli Atosti? Tirabassi. Tirabassi, sì. Con Tirabassi pure ho avuto begli incontri. Gli incontri e lui mi ha dato degli incarichi, subito mi ha incaricato della Mostra Nazionale delle Arti Figurative, no, la settimana marsicana, no, prima che c'è stato la Mostra delle Arti Figurative dei pittori avezzanesi e marsicani, e dopo
per 10 anni, ho fatto il segretario dei concorsi nazionali di arti figurative. Contemporaneamente mi ha affidato l'incarico di organizzare la settimana marsicana. Con la settimana marsicana mi sono trovato ad essere un poco un inventore di cose. E mentre organizzavo e inventavo, mi sono trovato vicino un ragazzotto che mi seguiva, veniva a prendere appunti per il suo giornale, perché era un certo Gianni Letta, che era ragazzo, che cominciava a scrivere le sue sul Tempo. Vabbè. E siamo andati insieme diverse volte a Roma. Siamo andati alla televisione, siamo andati a incontrare personaggi e così via. E un personaggio che ci aiutò molto era un presidente dell'ANICA. Cianfarani. Prima di Cianfarani, lì ho conosciuto Cianfarani. Monaco. Eitel Monaco, che è stato tanto utile. Ma quello che mi impressionava a me, dipendente comunale, così che andavo a bussare alla porta per sapere, è che quando io chiesi, sa, noi vorremmo fare nell'ambito della settimana marsicana, insomma, delle manifestazioni sportive, quindi se potessimo portarla a Roma. Ah, la Roma, va bene. Scusa Giulio, e presi il telefono, scusa Giulio, ma Giulio chi? Andreotti, come? E che con Andreotti ci si parla così, capito? E venne la Roma, poi organizzai il circuito di Piazza Toloni con la Run 3, il rientro di cose, di Coppi, che era stato malato, e di Magni. E in quella occasione facemmo pure un circuito motociclistico, e per fare questo però i soldi non ci stavano, quindi bisognava avere degli incassi per poter pagare, va bene. E in queste occasioni mi aiutò tanto per fare le recensioni Buzzelli, Ugo Buzzelli, che se n'è andato con l'aiuto però anche di Dante Sanzone, che stava già alla cosiddetta Ente Fucino, che adesso non mi ricordo mai come si chiama, vabbè. Arsa si chiama attualmente. E quando ho fatto la corsa di motociclette era commissario il viceprefetto Malarbi, il quale per il viceprefetto Malarbi un giorno era commissario prefettizio ad Avezzano. Commissario prefettizio ad Avezzano. E mi mandò a chiamare e entrai allo studio e ci stava Monsignor Achille Palmerini. Achille Palmerini. E Achille Palmerini mi indicò al commissario: questo è, lui è responsabile. Fate responsabile di che? E hai chiuso tutte le cose, tutti gli accessi, non si può venire alla messa perché tu devi fare le corse delle motociclette. E io allora ho risposto tanto male a Don Achille, e mi alzai e me ne andai. Fui richiamato poi da Malarbi, il quale mi disse: tu non ti devi comportare così davanti a me, perché io devo diventare prefetto, sa? Ma poi io volevo fare una corsa di sidecar, cioè in questa occasione, non so se ricordi, un'altra grossa manifestazione, cioè il campione del mondo di pugilato fatto a Piazza Risorgimento, con tutto, per poter incassare, fece tutto la solita, va bene, chiusura, va bene, e in quell'occasione furono pubblicati dei giornaletti locali, no? Dove in prima pagina ci stava un grosso fiasco e sotto in vino Veritas. Io mi ricordo alcuni personaggi dello spettacolo che vennero qui in quel periodo, in quelle settimane marsicane. Per esempio? Oddio, non me lo ricordo. Corrado. Con Corrado poi sono stato insieme a Gianni Letta, con Corrado a casa sua. Perché Corrado
e aveva un fratello che stava alla RAI, che si chiamava Riccardo Mantoni, sono stato tanto in contatto con Riccardo Mantoni, va bene, e c'ho tutta una corrispondenza da una parte, va bene. Io mi ricordo Nino Manfredi. Sì, Nino Manfredi. Iula De Palma, Marisa Del Frano. E quell'altra, Miranda Martino, la quale Miranda Martino, a proposito, ci stava Mantoni, come si chiama? Riccardo Mantoni. No. Corrado. Che aveva con sé una giornalista bellissima, che poi ha avuto un infortunio, è stata per tanto tempo malata, stava per morire, e forse parlando me lo ricorderò, no? E io, che pure allora insomma stavo intorno ai 40-50, non me lo ricordo, insomma, no? E avevo organizzato i posti per dormire, perché era tanta gente che doveva dormire, no? Che la posso dire questa? Siccome la casa di tolleranza era stata chiusa, la casa di tolleranza, vabbè, però era organizzata con tanti lettini, no? E allora poi portai alcuni di questi a dormire nella casa di tolleranza, e una nota personalità femminile di Avezzano mi chiamò e dice: ma tu porti... Questo è un bel biglietto da visita che dai, portando la gente alla casa di tolleranza. Vabbè, ormai non era più una casa di tolleranza. Però mi ricordo questo particolare, che io andai ad accompagnare questa giornalista, della quale parlando mi ricorderò, no? E accompagnarla in albergo, forse pure con qualche mira giovanile, il giovane che, vabbè, se non che arrivò Corrado, mentre stavamo vicino il gran caffè, mi dette un colpetto sulla spalla, dice: a piccoli, lascia verde. Hai più risentito Gianni Letta? Mi ha telefonato l'altro ieri alle 5 per darmi gli auguri per il 90° anno, e con lui sono rimasto legato da amicizia sentita, va bene, soltanto che non mi sono fatto mai vivo da lui, e me l'ha pure rimproverato. A un certo momento, prima che morisse Magrini, non mi ricordo, 3-4 anni fa, no? Mi telefonò e mi disse: di a Magrini, perché Bollini se n'è andato, sono i tre cari amici che ho lasciato da Avezzano, Bollini, Magrini e te. Bollini non c'è più. Tu e Magrini, venite un po' a farmi una visita. Mi avvertite il giorno prima, un giorno stiamo assieme. E non ci sono andato. Non ci sono andato perché, lo avverto pure adesso, mi sembra una grande distanza fra me e lui. Una grande, per cui è un'amicizia bella, vabbè, però sento che quando mi ha telefonato ieri, dice: casa di Enrico Veri? Sì, sono io, sono Gianni Letta. Oh, per Dio, Gianni Letta, e c'è il tempo pure per telefonare a me. Dice: beh, sì, mi sono ricordato il tuo 90° e ti telefono. Fra tanti sindaci, quale ricordi con maggiore simpatia? Tirabassi. E Tirabassi e poi Cataldi ultimamente. L'ultimo è stato Cataldi, E con Cataldi abbiamo fatto tante cose, sia per la mostra delle arti figurative e sia per tutte quelle ricerche che sono servite per la provincia. Va bene. Poi però... ho un po' tradito la memoria, perché qualche anno fa, 2-3 anni fa, quando c'è stata l'ultima elezione amministrativa, no? Il figlio mi mandò a chiamare, dice: sei stato tanto amico di mio padre, aiutami. Io nel suo primo momento non gli ho detto di no,
Poi però io ho telefonato e mi dice: Senti, io... Non gli hai detto di sì. No, sono stato solo socialista e non posso andare in piazza a sostenere, pur se è un amico, mi sentirei un traditore e non l'ho fatto. Con chi hai litigato? Non mi ricordo, forse litigato con Sandra Polloni, perché giocavamo a pallacanestro e lui era grosso, io ero piccolo e mi fregava sempre, insomma. E allora, però litigi, non me ne ricordo. Ma poi sei stato anche consigliere comunale. Sì, anche e quel periodo di consigliere comunale ho fatto pure delle buone cose, cioè insieme alla Nicoletta Orlandi e quelli che abbiamo fatto lo statuto di Avezzano, abbiamo ricompilato lo statuto di Avezzano, però come consigliere comunale lo ricordo come un periodo non significativo, perché mi accorgevo che c'era per me un handicap, cioè l'handicap dell'impiegato. Io avevo la formazione dell'impiegato, del funzionario che deve stare attento a tante cose, per cui non concepivo come si potessero fare certe delibere. Per esempio al controllo, all'approvazione di un bilancio, io dissi: ma guardate che lì per i telefoni si spende troppo. Per le luci si spende troppo, mettiamo i lucchetti ai telefoni e per esempio per le luci da Avezzano a Rosano facciamo una lampada si accende e una lampada si spegne, una sì una no si accendono, no, facciamo il passo secondo la gamba. E qualcuno mi disse: beh, se è la gamba tua non andiamo molto lontano. Quanti anni sei stato consigliere comunale? 4 anni. Con quale sindaco? Chi era? Sai, Cataldi. Sì, Cataldi. E lì, per esempio, pure ricordo alcune cose, che sono stato sempre nominato come componente della commissione dei concorsi. E dopo mi sono accorto che mentre io, con la mia grossa personalità giuridica, va bene, cercava di formulare 3 temi da proporre, veniva accettato un mio tema, però con certe variazioni. Dopo, quando sono andato a correggere i compiti, mi sono accorto che le variazioni erano mirate a qualche cosa. Questo non si può dire. No, non si può dire. Adesso che fai? E adesso? Con il computer faccio i raccontini di una Avezzano perduta, cioè ho ripreso, no? I modi di dire di Avezzano. Una volta passate carro per fuggire, tu vada a fang come la mazzocca giallorita, non so, quello che portava i porci al pascolo, che diceva: chi è te caccia, che c'è il porcellino nuovo, lo tiri fuori che io lo porto, e così via. E poi leggo tanto. C'ho una bella enciclopedia, però c'ho una raccolta di 10 volumi di storia dell'umanità, però non fatta secondo il criterio solito che comincia dall'inizio e sviluppa piano piano. Per ogni argomento ci sta i più grossi scrittori internazionali. Su quello mi fermo molto. E fai anche delle belle passeggiate sul Salviano. Tutte le mattine, sì. Chi è sindaco oggi, lo sai, sì? Come no, Floris, sì. Floris che poi, io me lo ricordo quando studiava insieme a mio figlio, a Pinuccio, noi erano compagni di scuola e quindi veniva nominato sempre, ed ero amico del padre, Armando, sì. Ma prima di chiudere con questo vorrei ricordare alcune cose che ho fatto quando ero dipendente comunale. Prego. Ho riorganizzato il museo lapidario, mi spiego meglio.
Il museo lapidario era stato organizzato da Orlandi con un certo criterio e ha scritto una bella cosa su Avezzano, storia di Avezzano, e aveva dato con un suo criterio, aveva stabilito le lapidi a seconda dei luoghi di ritrovamento, per cui c'era l'ultima stanza in fondo che riguardava l'ambito di Avezzano, la stanza di mezzo riguardava Albe e la prima stanza riguardava invece la Marsica, per cui tutto quello che c'era di San Benedetto e così via, cioè c'era un certo suo criterio non condiviso, perché secondo, io sono stato a contatto molto con Cesare Letta, il quale Cesare Letta poi ha avuto la bontà di citarmi in quel suo famoso libro della storia della Marsica, no? E Cesare Letta rispettava questa soluzione, se non che poi fu stabilito di ridare una riorganizzata, una rinfrescata a questo, perché stava nelle cantine del comune e quindi l'umidità e così via. E a proposito di questo, poi mi devo ricordarvi una cosa a proposito delle cantine del comune. Per rinfrescare tutto questo, però, io dovetti restituire la chiave e quindi non ho potuto seguire i lavori, perché nel frattempo avevo tenuto la chiave per un po' di tempo e va bene. Per poter rinfrescare, per poter rimettere la vernice e così via, le lapidi furono rimesse alla rinfusa. Quando sono state ricollocate, sono state ricollocate senza criterio, cioè alla rinfusa. Allora io ho fatto questo, ho fatto, no? Una cosa. Le ho numerate da uno alla fine, va bene? E ho detto la prima riguarda quella che nello studio dell'ingegnere Orlandi sta al numero tot. La seconda è quella che sta al Corpus Inscriptionum Latinarum, va bene? Al numero 8, così, riportandole, e ho pubblicato un certo libro, al quale però non ho messo il mio nome. Ti piace Avezzano oggi? Beh, Avezzano è bella oggi, cioè, però è bella ma è snaturata, in questo senso. E prima io uscivo dalla stazione in bicicletta, perché sono andato tante volte in bicicletta pure a Pescasseiro lì insieme a Buccini, ci stava la sottostazione elettrica. Dopo la sottostazione elettrica non era più Avezzano, perché era il concentramento con tutte le baracche del concentramento e così via. E ci stavano tutti, era pieno di cose, i mandorli fioriti e convegno, bella, era bella Avezzano allora. Adesso è una città bella, però senza anima, senza. C'è stato un qualcuno che ultimamente, in occasione della festa che si è fatta lì nel Borgo Pinida, mi ha chiesto perché si chiama Via Madonna del Passo, perché questa è la chiesa della Madonna del Passo. Che significa Madonna del Passo? Allora ho detto che si riferiva a quella strada che fiancheggia la ferrovia e che veniva da vicino alla chiesa di San Rocco, perché dove ci stava un'edicola dedicata a San Simeone, per questo si chiamava San Simeone e così via. Quindi è bella adesso, però non c'ha anima. Thank you.